Ciao bella gente, allora vi voglio dare dei consigli perché ho visto un poco che caricando i miei video su YouTube attraverso i meta tag e così via sono riuscito ad arrivare praticamente ad altre persone che hanno avuto, cioè chiaramente la mia stessa idea, cioè quella di comunicare le proprie esperienze qui a Londra. Non vi dico, ho visto una ragazza per dire che chiamava la Oyster Card, la Hostier Card. Ma vabbè, lasciamo stare questa cosa perché poi faccio lo sborone. Però ecco, vi voglio spiegare in modo che non si faccia tanta confusione. Allora, prima di tutto, una volta. Allora, ho sentito ecco che si diceva arrivate a Stansted, a Luton, dov'è, insomma, e vi prendete un pullman, il treno. Puttanate, puttanate, non c'è nessun modo migliore che prendere un autobus prenotando da EasyBus, il sito, se non mi sbaglio, è www.easybus.co.uk, o comunque ci potete accedere anche dal sito di EasyJet, e chiaramente da sottolineare. Non per forza dovete prendere un biglietto aereo dell'EasyJet per usufruire dei servizi EasyBus. Ad ogni modo, se prenotate in anticipo, anche di una ventina di giorni, ma anche 15 va bene lo stesso, potete anche trovare biglietti che vi portano da Stansted a Londra città, precisamente alla stazione di Baker Street. Quindi proprio al centro, più centro non esiste. Per intenderci, Baker Street è la stazione vicino a Madame Tussauds, il Museo delle Cere. Insomma, riuscirete sicuro al 100% a trovare un biglietto che non costi sopra gli 8-9 pound. Impossibile. Io per esempio quando sono venuto ho pagato 2 pound. Quindi lasciate stare tutti i consigli che vi danno le altre persone, sono stronzate, sono cretinate. Perché ecco, se uno può risparmiare avendo un servizio comunque perfetto, per quale motivo si deve spendere di più? Non penso ci sia nessun motivo sensato. Quindi ricordatevi, EasyBus, prima di tutto. Poi dopo, una volta che siete arrivati qui, per spostarvi, dato che Londra comunque è gigantesca, insomma, vi conviene farvi, no, la Austin Card, come diceva una ragazza su YouTube, ma la Oyster Card, che adesso vi faccio vedere. Se chiaramente non la conoscete, ed eccola qui, Oyster Card. Con questa Oyster Card, che è una carta ricaricabile, potete viaggiare in base chiaramente al vostro abbonamento. Potete viaggiare illimitatamente sulla rete ferroviaria inglese, quali quindi la TUB, la Overground, e se volete potete anche farvi un abbonamento che vi permetta di andare sia sui treni che sui pullman. Ricordatevi, quando fate un abbonamento per pullman e treni, che in genere è quello più conveniente, e in genere la maggior parte dei turisti o delle persone, insomma, che cercano di stare nella zona principale, si fanno in genere, ecco, zona 1 e 2 per i treni, e poi erroneamente pensano, chiaramente facendoselo anche sui bus, pensano che valga 1 e 2, ma invece non è così. Perché la zona 1 e 2 vale per i treni, ma una volta che si attiva anche l'abbonamento dei bus, quello vale per zona 1, 2, 3 e 4. Quindi attenzione, attenzione a quello che fate, nel senso che va a finire pagati di più per nulla. Un'altra cosa, sentivo ragazzi che andavano a prendersi stanze singole o doppie, insomma, nel centro di Londra. Ma è una puttanata. E mi spiego meglio. Londra ha una rete ferroviaria talmente complessa e articolata che anche se si vive in zona 3, non c'è nessun problema. Non c'è nessun problema. Ci possono essere quelli lì che dicono che sì, nel fine settimana
chiudono alcune stazioni, ma è talmente tutto così connesso qui, pullman, treni, che non avrete nessun problema, nessuno. Quindi tranquillamente potete cercarvi una zona anche un po' più distante dal centro, dove risparmiate un sacco di soldi e trovate anche una qualità migliore. Perché vi faccio un esempio: quando sono andato con la mia ragazza una volta in viaggio un po' per il Regno Unito, siamo stati circa 10 giorni, di cui 8 a Londra o 7 a Londra, insomma parecchi giorni a Londra, abbiamo scegliamo di andare in un albergo a King's Cross. Ma l'albergo, nonostante noi avessimo pagato tanto, cioè faceva schifo proprio, gli standard non sono certo come quelli gli italiani. Quindi dimenticatevelo assolutamente. Quindi attenzione anche a questo. Per esempio, io vivo in zona 3, quasi zona 4. Mi sposto tranquillamente e vivo in una casa vittoriana di 10 stanze, condivise con altri studenti, altri ragazzi e così via, con un giardino. Per quale motivo dovete andarvene in un appartamento schifoso? E voi direte, ma perché sto al centro? Però paghi pure 200-300 pound in più, riflettici, io non ci metto proprio nulla per andare al centro, nulla. Vabbè, a parte questo, vi volevo dire una cosa, un'altra cosa che sentivo, non è che voglio fare il critico, però vorrei dare delle informazioni giuste. Sentivo parlare delle persone che necessitano dell'insurance number. Ok, prima di tutto vi faccio vedere che cos'è l'insurance number a scanso di equivoci. L'insurance number è questa scheda qui. Ta-da! Vedete? Con un codice personale e così via. Questa scheda ti permette di lavorare nel Regno Unito e di far versare ai tuoi datori di lavoro i contributi. Quindi è importantissimo, diciamo, è una sorta di codice fiscale che ti permetterà di lavorare in regola in qualsiasi posto nel Regno Unito. Non dimenticatevi che nel Regno Unito c'è il minimo sindacale. Adesso non so se in Italia sia lo stesso. Io al sud il 99,9% delle volte ho lavorato a nero, mi hanno sfruttato e così via. Qui potete esigere chiaramente il contratto in primis, ma anche il minimo sindacale se non avete esperienza. E attenzione, varia anche a seconda dell'età. Ad esempio, se voi avete 18 anni, il minimo sindacale è di un tot, ma se voi ne avete 25, il minimo sindacale è diverso e aumenta chiaramente. Ad ogni modo, da quello che ricordo, sono 5,90 lordi all'ora. Quindi fatevi bene i conti. 5,90 lordi. Ok, e un'altra cosa, come potete fare per avere l'insurance number? È una cagata, e ve lo spiego subito. Scusate tutti per i miei francesismi, ma vabbè. Dovete telefonare al seguente numero, lo tengo ancora appeso in camera, quindi scusate le spalle, ve lo dico. Il numero è 0845 600643. Insomma, telefonate a questo numero e fissate un appuntamento. In questa telefonata dovete dire che vivete a Londra, chiaramente dovete fornire indirizzo e così via, e chiaramente dovete dire che avete intenzione non di rimanere un mese, due mesi come fanno molte persone, ma di rimanerci in pianta stabile, altrimenti non avrebbe senso farsi questo insurance number. Ok, quindi telefonate, non abbiate paura, con calma, vi potete anche far aiutare da qualcuno che parli meglio l'inglese, se non siete, insomma, non masticate bene l'inglese. E comunque questi qui vi daranno un appuntamento a un job center. Una volta che andate al job center dovete andare con i documenti, passaporto se ce l'avete, o carta d'identità, insomma quello che è. Se siete italiani basta anche solo la carta d'identità, dove dovrete sostenere un piccolo colloquio con un con
una persona che vi aspetterà nell'ufficio preposto e momentaneamente vi darà una vi darà un foglio che attesta che siete andati al job center. Dopo circa due o tre settimane vi arriverà un foglio che sostituisce quella scheda che vi ho fatto venire prima, e dopo circa due mesi e qualcosa vi arriverà la scheda. Ricordatevi che una volta che voi avete la scheda sarà molto più facile trovare lavoro, molto ma molto più facile. Che più? Se voi non sapete parlare bene inglese, non vi preoccupate del colloquio. Spesso quando parlate al telefono e cercate di fissare un appuntamento, chiedete la possibilità di avere un interprete e non vi faranno problemi. Ok? Quindi non state a sentire a tutti questi qui che dicono informazioni strane. Io non lo so adesso se voi volete spendere un sacco di soldi, volete venire qui, se siete figli di papà, se non lo so, a me non interessa, vorrei solo darvi delle informazioni giuste affinché possiate risparmiarvi dei soldi, e poi se li avete in più, che ben venga, li spendete facendo shopping, andando in discoteca, divertendovi, perché dovete spendere soldi inutilmente come dei baccalà? Alla prossima ragazzi, e sperando che questi consigli vi tornino utili, se per qualsiasi cosa contattatemi. Ciao!